noi. Tu cosa stai facendo di bello? Allora, in questo momento io sto preparando i decori sopra alla mousse limone prosecco. In un certo senso sto preparando i decori che sono delle julienne di limone candite. C'è sia la parte del limone, la parte anche del lime per dare spinto sopra. La cosa bella è che l'agro non c'è più. L'ago è stato cambiato con il dolce della canditura. Questo non vuol dire che il sapore oleoso dei limoni è sparito, anzi, ci sono tutte le proprietà organolettiche degli oli essenziali del limone. Il profumo c'è? Il profumo c'è sicuramente, sì. Diamo una filtrata per ottimizzare i liquidi. Queste sono le decorazioni che andranno sopra ai nostri dolci. Per evitare che ci siano coli che fanno poco decoro, andiamo a... Ad asciugare. Praticamente a togliere un po' di liquido che potrebbe essere una sbavatura sopra il dolce. Il profumo che già si sente è l'intensità del sapore del limone, perché l'agro è nel succo di limone, ma nella buccia c'è l'intensità e il sapore del limone, che è quello che ci interessa a noi, perché due filetti, tre filetti messi sopra daranno un sapore indescrivibile a ogni piccolo morso che si farà in bocca. Mettiamo il coso, prendiamo praticamente i due ciuffi e mettiamo il nostro limone candito di julienne. Sapete perché si chiama julienne? Perché c'è un attrezzo che è una tecnica di decorazione francese, che è un anellino, è un attrezzo piccolo con quattro forellini per fare solo la buccia del limone. Bene? Perfetto. Vai, metti la mano sotto e fai tutto il possibile. Allora, vieni che ti mostro, qua. Allora, il verde prende di più. È un di un volatile che è incredibile. Anche per questo preferisco farlo io. Questi fogli sono dorati come sono preziosi, ragazzi, che hanno fatto questi decori. Ok?